buongiorno, benvenuti a questo ultimo dibattito di questa tre giorni che mi sembra sia stata molto interessante. Io sono Andrea Bonanni, sono corrispondente di Repubblica a Bruxelles per gli affari europei. I signori che sono sul palco non credo che abbiano bisogno di presentazione, comunque sono due degli italiani che meglio capiscono e meglio conoscono gli affari europei, e non sono tantissimi, devo dire. Quindi abbiamo Sandro Gozzi, che è il sottosegretario degli affari europei, il vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che io cercherò con tutte le mie forze di far litigare oggi, non so se ci riuscirò, spero che voi possiate aiutarmi. Il tema di questo ultimo dibattito è talmente enorme per cui possiamo prenderlo come vogliamo. Io non amo il giornalismo della lamentazione e non amo l'europeismo della lamentazione, che sono due tendenze fortemente in espansione negli ultimi tempi. Però ugualmente, anche tirando un po' le somme del dibattito di tutti questi giorni, io vedo due rischi. Non voglio dire che siano dei rischi immanenti, che siano già diventati, ma due rischi paralleli. Uno, un rischio di irrilevanza dell'Italia in Europa, e l'altro un rischio di irrilevanza dell'Europa sulla scena mondiale. Sono due pericoli, io non dico che sono due realtà, però sono due tendenze che potrebbero svilupparsi. Allora io, come prima domanda a questi due interlocutori, rovesciando le parti, vorrei chiedere prima a Sandro Gozzi: esiste davvero un rischio di irrilevanza dell'Europa nel mondo, e quali sono, secondo lui, i punti critici che vanno affrontati per farvi fronte? E la stessa domanda la vorrei porre a Tajani sul ruolo dell'Italia. Esiste un rischio di irrilevanza dell'Italia e dell'Europa, e quali sono i punti critici che l'Italia dovrebbe affrontare per evitare questo rischio? Poi spero che nel corso degli loro interventi dicano cose che spingano l'altro a rispondere. Cominciamo. Molesto stamattina. Io mi prenoto subito alla replica. Alla replica. Antonio, ovviamente. Però mi tengo al tema segnato e credo che ci sia assolutamente un rischio di irrilevanza dell'Europa nel mondo. E questo sia dato dalla disunità europea, cioè più l'Europa si dimostra disunita, miope e incapace di sfruttare anche il grande potenziale politico che c'è nell'Europa anche di oggi per svolgere un ruolo di protagonista sulla scena mondiale, più rischia di diventare irrilevanti. E gli esempi sono vari, diciamo, facciamone un paio. È chiaro che, e ci torneremo, ne avete parlato prima nel panel che ci ha preceduto, ma le difficoltà dell'Europa di assumersi le sue responsabilità e di dare risposte concrete, risolutive, che solo l'Europa può dare, perché è chiaro che le soluzioni nazionali alla Orban non portano a nessuna parte, sul tema dell'immigrazione incide inevitabilmente sulla credibilità dell'Europa nel mondo. Cioè, tanto più l'Europa è disunita sul tema dell'immigrazione, tanto più avrà meno credibilità anche nel convincere i nostri partner globali, e io credo che dobbiamo farlo, e a questo è dedicata la conferenza della Valletta, soprattutto con i paesi africani del processo di Khartoum e di Rabat. Ma tanto più noi saremo incapaci di risolvere una questione che vale lo 0,11% della demografia europea, perché gli immigrati e i richiedenti asilo, i flussi umani di questo periodo equivalgono allo 0,11% dell'intera popolazione europea, tanto meno saremo influenti nel proporre una soluzione europea a grandi questioni del mondo, oppure grandi questioni medio orientali, parlando con i libanesi che hanno il 25% di rifugiati, parlando con i turchi che hanno 2 milioni, parlando con i giordani che ne hanno una percentuale di gran lunga superiore a quella europea, che in tutto equivale a quella che ha l'Egitto. Esempio concreto. Altro esempio concreto è il lavoro sulla
politica economica globale dell'Europa, politica economica e monetaria globale dell'Europa. E qui ci sono delle ragioni determinate dalle miopie istituzionali, ragioni determinate da ancora una mancanza di piena condivisione di quali devono essere le scelte della nuova politica economica euro-globale. La prima è paradossale, no? Una moneta unica e delle regole anche monetarie molto stringenti, che noi abbiamo reso un po' più intelligenti, ma questo mi prenoto nella replica a Antonio, e poi l'euro che non parla con una sola voce sulla scena internazionale. Non è questa la questione politica, perché questa è una questione secondaria. Io credo che sia del tutto ridicolo che l'Europa dell'euro non abbia una voce unica sulla scena internazionale, ve lo ha detto anche Moscovici quando è venuto qui venerdì, ma è chiaro che questa è un altro segno di un'Europa che perde credibilità nel momento in cui va in ordine sparso sulle grandi questioni monetarie internazionali. Non è solo il famoso, che non è un esempio astratto, ma un esempio concreto: se noi unissimo le quote nel Fondo Monetario Internazionale, la sede del fondo si sposterebbe da Washington a Bruxelles. Lo sappiamo, è un bel esempio della non Europa. Ma lo vediamo di fronte alla questione che ha occupato giustamente le cancellerie, i giornali e i mercati finanziari di quest'estate con la Cina. Cioè, è chiaro che occorre tornare a parlare come nel mondo abbiamo fatto a Bretton Woods, come nel mondo abbiamo fatto dopo la crisi degli anni 70 di politiche monetarie globali più cooperative. E politiche monetarie globali più cooperative passano da Pechino, Washington e l'Europa. Però vedete, l'Europa non vi ho detto chi, perché non so se passano da Francoforte, da Strasburgo o da Berlino. Questo è un altro chiaro esempio del rischio che l'Europa corre se non sviluppa un approccio più unitario, così nella politica economica. Noi ci siamo sentiti all'inizio del nostro governo piuttosto non originali, ma all'inizio in minoranza quando parlavamo in sede europea di politica economica, quando parlavamo in sede europea di necessità di puntare sugli investimenti e sulla crescita. Sentivamo invece molto a nostro agio quando al G20 c'era solo un paese che era piuttosto isolato su questo, che è un grande paese al centro dell'Europa. È chiaro che anche su questo noi europei dobbiamo trovare un nuovo consenso europeo, altrimenti nelle grandi questioni globali, e il G20 è sempre di più, con tutti i suoi difetti, un luogo in cui si prendono degli orientamenti che influenzano le decisioni economiche nazionali, chiaro che anche lì l'Europa non parla ancora come un solo soggetto, ma a causa delle sue divisioni interne. Antonio. L'Italia e l'Europa. Io credo che generalmente il nostro paese non abbia mai guardato con sufficiente attenzione a ciò che accade a Bruxelles. È vero, ci sono state organizzazioni di categoria, qualche politico, qualche commissario, ma generalmente è stata considerata spesso come una sorta di cimitero degli elefanti, visto che i giornali ne parlavano poco, non era interessante per la politica italiana contare a Bruxelles, ma era più importante parlare con i giornali italiani e brillare sulle cose nazionali, senza contare che l'80% della legislazione italiana è recepimento di normativa comunitaria. E quando tante persone di tutte le forze politiche, ivi compresa la mia, dicono ma la Merkel comanda, decide la Germania, l'Europa a trazione tedesca, io mi domando e rispondo loro: ma siamo sicuri che è solo colpa della Merkel? Oppure l'Italia non fa e non ha fatto quello che dovrebbe fare? Perché quando noi andiamo a vedere che nelle istituzioni comunitarie ci sono tantissimi commessi, tantissimi autisti italiani, non vediamo lo stesso numero di funzionari italiani piazzati nei posti chiave. E spesso i funzionari italiani sono anzi ostili nei confronti dell'Italia perché nessuno si è mai occupato di loro. Cioè, c'è una debolezza italiana perché il sistema Italia storicamente ha considerato Bruxelles come qualche cosa dove si diceva che si andavano a battere i pugni,
ma poi i pugni non si battevano, lo si diceva soltanto ai giornali, nelle interviste che i vari politici che andavano rilasciavano. C'è una debolezza italiana a Bruxelles, il sistema italiano non è organizzato come i sistemi degli altri paesi. Quindi è un errore generale del sistema Italia. Spesso poi, per quanto riguarda la politica, si è usato il Parlamento europeo, si sono utilizzate le istituzioni comunitarie come se fossero il prolungamento delle istituzioni italiane. Cioè bisognava combattere la stessa battaglia che si combatteva alla Camera e al Senato a Bruxelles e si usava il Parlamento europeo o la Commissione per andare a squalificare l'avversario politico. La battaglia politica ci sta sui grandi temi, su dove l'Europa anche si divide quando discute, ma utilizzare il braccio europeo per combattere battaglie italiane danneggia il sistema Italia. Quando gli italiani sono stati capaci di combattere battaglie, penso a quella storica per le acciaierie di Terni, di combattere insieme una battaglia, i risultati non sono mancati. E allora, se non si adotta una filosofia di questo tipo sul palcoscenico internazionale, l'Italia, e quindi a cominciare da quello europeo che è molto meno internazionale di quanto si pensa, anche la stampa ha le sue responsabilità, perché poi gli inglesi dicono follow the money, ma bisognerebbe in Italia follow the press, magari seguissero la moneta se utilizzeremo meglio i fondi comunitari, tant'è che poi molti dei progetti italiani sono di livello scadente rispetto a quelli che presentano altri interlocutori. La stampa non ha dato risalto, anzi vediamo che riducono il numero dei corrispondenti a Bruxelles. Questo porta a considerare Bruxelles come una sorta di appendice che non deve essere seguita. Non, se devo dire oggi, se la situazione è migliorata rispetto al passato, devo dire di no. Al di là della conoscenza di Gozi, che certamente si dà da fare a Bruxelles, spesso non la pensiamo alla stessa maniera, però non si può dire che lui non cerchi di raggiungere degli obiettivi. Però mi pare rara avis, perché anche a mio giudizio i due interventi di apertura e di chiusura della presidenza del semestre italiano non sono serviti granché a rafforzare il ruolo dell'Italia, come non è servito granché a rafforzare il ruolo dell'Italia, perdonami, il semestre italiano. Non si sono ottenuti, si è parlato dei massimi sistemi, ma c'erano due cose da portare a casa, non è stata portata a casa nessuna delle due. Che erano? Innanzitutto il Made In, che era certo difficile, però si è lavorato, il Made In, quella era una cosa che si poteva facilmente portare a casa. L'altra era la flessibilità, l'utilizzo anche della flessibilità che era stata regalata all'Italia su un piatto d'argento dalla lettera famosa che firmai con Ren per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione, non è stato utilizzato e non sono neanche stati pagati i debiti. Poi Gozi protesterà, però il fatto è questo. Lui si arrabbiò perché io aprì una procedura di infrazione, cioè una cosa contro il governo. Il mio dovere da commissario è di tutelare gli interessi di 60 milioni di italiani, non di tutelare gli interessi del governo in carica, ma neanche di quello precedente, perché ho fatto cose anche contro il governo precedente, lo sanno tutti, Tremonti era contrario alla direttiva sul ritardo dei pagamenti, me ne diede atto a Mercecaglia, era Mercecaglia all'epoca, quindi non era una scelta di parte, era una scelta di giustizia. Però è stato sbagliato l'approccio politico, il discorso di Renzi, parlare di Telemaco a un'assemblea che manco sapeva chi era Telemaco e non si sono portati sul tavolo i fatti concreti, è stato un errore strategico, ma anche la replica, la conclusione, tant'è che c'era il vuoto in aula quando ha parlato Renzi. Questo vuol dire deve farci riflettere, cioè non è cambiato nulla, l'Italia non conta di più in Europa, neanche con il governo attuale che ha tanto
consenso alle elezioni europee, abbiamo visto qual è stato il risultato, bisogna prendere atto delle scelte. Però come è stato usato in Europa questo consenso? Non mi pare che abbiamo ottenuto grandi risultati. Moscovici è venuto qua a Roma e ha detto sì, la flessibilità, ma all'interno del patto di stabilità. Non si stanno facendo le riforme che l'Europa chiede. La riforma del Senato, sì, è importante, non voglio entrare nel merito, non mi piace come sta avvenendo, si sta preoccupando più dei problemi interni all'unità del Partito Democratico e la riforma del Senato, ma lasciamo perdere. Però le riforme della giustizia, la giustizia civile, la riforma della burocrazia, la pressione fiscale sulle imprese e sui cittadini. È inutile dire diminuiamo la pressione dello Stato e poi aumenta quella dei comuni o delle regioni. Non è questa quello che chiede l'Europa e non serve questo per contare di più in Europa. Quindi è stato sbagliato secondo me l'approccio. Perché poi se si attacca la Germania poi bisogna anche essere in grado di... C'è stata una sorta di dichiarazione di guerra alla Germania nel discorso iniziale di Renzi, ma poi non è seguito. Mi sarei aspettato anche un atteggiamento diverso, più filo italiano. Dico un esempio. Quando divenni commissario, io inserii tra i funzionari del mio gabinetto anche funzionari che non erano della mia parte politica. Chiesi ai miei interlocutori dell'altra parte politica, ma avete qualche funzionario comunitario che possa permettermi di garantire all'interno del gabinetto un'unità italiana? E così feci. Non ho mai ricevuto telefonata dall'attuale commissario per chiedere se avevamo qualche italiano che non fosse militante del suo partito per essere parte del suo gabinetto, nell'interesse nazionale. E queste sono le cose che io, è un piccolo esempio ovviamente, non è che si risolvono così i problemi, però è lo spirito con il quale bisogna operare in Europa. L'Italia secondo me conta poco, anche perché non sempre ha scelto la qualità migliore. In passato abbiamo mandato a fare i deputati europei personaggi che stavano uscendo dalla politica. Oggi per fortuna le cose sono cambiate, ma cambiamo anche troppo spesso i deputati europei. Là ci vogliono 5 anni per capire come funziona la macchina. Abbiamo una classe dirigente a Bruxelles che ruota continuamente, più preoccupata di prendere le preferenze in Italia. Io, se dipendesse da me, metterei le preferenze per il Parlamento nazionale e le toglierei per il Parlamento europeo. Perché ci stanno sempre i tedeschi? Perché quelli una volta gli dicono, caro signore, tu vuoi fare il deputato all'SPD o alla CDU? Benissimo, vai lì, ci stai, noi ti candidiamo, stai 5 anni là e ti valutiamo per il tuo lavoro. E qui sei valutato per le preferenze, quindi più sei là, meno preferenze prendi qua. O sei talmente conosciuto che poi le preferenze, secondo me, andrebbero nell'interesse del Paese abolite le preferenze per contare di più a Bruxelles. Quindi, a mio parere, serve una strategia. Anche le imprese, chi è più presente sono la Guardia di Finanza nell'Olaf e Confindustria. Bisognerebbe, e un po' col diretti, però dovrebbe essere più coordinato il nostro lavoro di italiani, ma non basta la buona volontà di uno o dell'altro. Io riconosco l'impegno che profonde Gozzi, ripeto, non siamo d'accordo su tante cose, però almeno è uno che si dà da fare. Però non vedo una strategia nazionale, al di là dei partiti, al di là dei governi, non c'è una strategia per contare in Europa. I tedeschi ce l'hanno, i tedeschi contano perché hanno una strategia, gli inglesi contano perché hanno una strategia. Gli inglesi sono i più critici nei confronti dell'Europa, poi sono quelli che si oppongono alla riduzione degli stipendi dei funzionari, perché sennò i funzionari inglesi non ci vanno più. Sono quelli che quando devono piazzare i loro uomini e le loro donne lo fanno e poi contano. Ma tutti i paesi si muovono meglio di noi per contare a Bruxelles. Poi è inutile che ci lamentiamo, le colpe sono anche nostre di noi italiani, del sistema Italia troppo attento, un po' troppo provinciale. Già se c'è qualcuno che parla lingua è un risultato, già spesso arriva gente che a fatica parla bene l'italiano, se parlano pure qualche lingua in più, se parlassero qualche lingua in più non farebbe male, quindi un po' di autocritica serve. Grazie, ma so che Gozzi si è già prenotato per... però nella risposta vorrei chiedergli di fare una differenza, perché le cose che ha detto Tajani riguardano due temi. C'è la questione della tutela degli interessi specifici concreti dell'Italia, il made in,
cioè la possibilità di valorizzare i prodotti italiani sul mercato, che viene bloccata dai paesi nordici. Ci sono una serie di interessi specifici dell'Italia che l'Italia è riuscita a difendere più o meno bene, secondo Tajani meno. Poi però c'è un'altra questione, ci sono gli interessi strategici dell'Italia, perché, e qui aggiungo io una domanda, io ascolto il nostro Presidente del Consiglio che secondo me in Europa si è mosso anche con intelligenza, ma non riesco a capire questa logica della lamentazione aggressiva verso l'Europa, che però non è supportata dal fatto di portare avanti delle battaglie vere di contenuti. Vogliamo un federalismo europeo, si muova in questo senso, cioè non possiamo solo lamentarci di un'Europa che, dice il Presidente del Consiglio, è fatta di parametri percentuali, proponga qualcos'altro. Cioè c'è una difesa degli interessi specifici italiani che secondo Tajani non vengono tutelati, ma c'è forse anche una difesa, o ci dovrebbe essere, degli interessi strategici italiani sulla visione dell'Europa, che io francamente in questa fase non riesco a vedere. Quindi due tipi di contestazioni. Sì, grazie. Beh, del resto questa è, Andrea, giustamente tu l'hai rilevato nella domanda, è fare politica europea. Fare politica europea vuol dire avere chiari i propri interessi nazionali nei negoziati specifici e avere chiaro anche qual è la tua visione dell'Europa che vuoi, soprattutto se l'Europa che hai non ti soddisfa e l'Europa che abbiamo non ci soddisfa. Quindi lavoriamo sul duplice registro, tutelare gli interessi nazionali e portare avanti una visione diversa, alternativa all'Europa che abbiamo. Io faccio solo un passo indietro per vedere quanto siamo stati più rilevanti o irrilevanti come governo Renzi. All'inizio del governo Renzi eravamo trattati con assoluto scetticismo e accusati di velleitarismo. Quando dicevamo, tra le varie cose, ne dicevamo tre, tanto per rimanere legati all'attualità. Dicevamo che il Mediterraneo doveva diventare di fatto una frontiera comune europea e che era assolutamente inaccettabile, vergognoso, che l'Italia sola facesse il lavoro per tutti di controllo del Mediterraneo. Dicevamo che, non avevamo assolutamente il copyright, le regole del patto di stabilità e di crescita applicate in maniera rigida, a taglia unica, di fronte a situazioni diverse e dopo una crisi mondiale come quella che c'è stata, erano stupide e quindi andavano rese più flessibili. E dicevamo che occorreva, e questo lo abbiamo indicato, queste cose le abbiamo indicate chiaramente anche nel programma del semestre, occorreva assolutamente superare l'Europa di Dublino, che è stata concepita in un'altra epoca storica e che era del tutto inadeguata ad affrontare la grande sfida dell'immigrazione e dell'asilo. Queste sono cose che abbiamo detto presentando il programma di governo, abbiamo detto quando i sottoscritti e altri miei colleghi dei ministri del governo sono stati auditi in Parlamento italiano, lo abbiamo detto nel Parlamento europeo. Dopo un anno e mezzo oggi abbiamo un'applicazione più intelligente, secondo noi è un primo passo, c'è da fare molto di più. Per oggi abbiamo un'applicazione più intelligente delle regole del patto di stabilità e di crescita. E l'applicazione più intelligente, che non è propaganda del governo Renzi, è comunicazione ufficiale della Commissione europea di gennaio di quest'anno, che vi è stata confermata, credo, non l'ho ascoltato, anche da Pierre Moscovici quando è venuto qui da voi, è chi fa seriamente delle riforme strutturali, chi fa seriamente una politica di investimenti. Chi deve affrontare delle circostanze eccezionali, siano esse legate a una particolare crisi economica e sociale, siano esse legate da emergenze come l'immigrazione, deve avere dei margini maggiori e quindi deve avere dei margini maggiori nella riduzione del debito e nella riduzione del deficit. Questa è una realtà che ci ha portato all'Italia, interesse nazionale, 6 miliardi e mezzo di euro in più da flessibilità lo scorso anno. È una realtà, e ve ne ha parlato Piercarlo Padoan, che ci permetterà di continuare nella nostra strategia di riduzione delle tasse, che è partita con l'eliminazione della componente lavoro IRAP e del bonus 80 euro, continuerà con l'eliminazione delle tasse sulla casa e poi di nuovo IRAP IRES. Questo lo possiamo fare
grazie alle riforme, grazie alla revisione della spesa che ci è stata richiesta dall'Europa, ma che noi vogliamo fare perché fa parte della lotta contro la burocrazia italiana, che è una lotta sacrosanta e che credo e spero sia condivisa da tutti, e lo possiamo fare anche perché finalmente stiamo cercando di recuperare i gravissimi ritardi e eliminare i gravissimi sprechi che destra e sinistra confuse hanno caratterizzato l'Italia, lo diceva anche prima Tajani, nella gestione dei fondi europei, e questo è l'altro aspetto della clausola degli investimenti. Questi sono dei fatti concreti, così come sono dei fatti concreti il fatto che quando dicevamo certe cose su Dublino, sull'immigrazione e sull'asilo, eravamo assolutamente isolati un anno e mezzo fa, li dicevamo solo noi. Quando voi prendete il programma del semestre di presidenza e leggete superare il regolamento di Dublino, lavorare sul principio del mutuo riconoscimento, costruire un sistema d'asilo comune europeo, sviluppare una vera politica di immigrazione e di cooperazione con l'Africa, queste non sono le parole innanzitutto dell'agenda europea della migrazione della Commissione, questo è il programma del semestre di presidenza dell'Italia, che oggi è agenda europea della migrazione. L'Italia prima era sola, oggi ha la Commissione europea al suo fianco, ha il Parlamento europeo al suo fianco, ha la Germania che finalmente è venuta sulle posizioni italiane, ha una maggioranza di paesi in Europa che è venuta sulle posizioni italiane, certo è oggetto del negoziato di queste ore, ci sono alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, di destra e di sinistra, e questo è un lavoro politico che Antonio dobbiamo fare insieme, perché che siano socialisti, soi-disant socialisti nella Repubblica Ceca, che siano popolari, lascio a te valutare se lo siano veramente, in Ungheria Orban, qui c'è un problema invece di altro tipo, e mi allaccio a questo per vedere qual è la visione politica che noi stiamo portando avanti. Beh, noi crediamo che innanzitutto occorre vedere le urgenze politiche e istituzionali, e la crisi greca ha di nuovo indicato che c'è un'urgenza democratica e sociale di governo della zona euro. E questo lo abbiamo indicato chiaramente. Se voi prendete il contributo del governo italiano e quindi del presidente Renzi alla revisione, alla riforma del modo in cui governiamo l'euro, il famoso tema della governance economica di maggio, è indiscutibilmente, ma discutiamone perché ci farebbe piacere farlo, il documento più federalista e più avanzato che qualsiasi governo abbia presentato su come gestire insieme quel bene comune, quello strumento comune, perché l'euro è uno strumento, al fine di un'Europa più giusta, più prospera, più integrata dal punto di vista politica, che è l'euro. È chiaro che noi adesso vogliamo lavorare per un vero e proprio approfondimento e creare attorno alla zona euro, innanzitutto, dato che siamo, diciamo, tra persone che insomma tutti qui abbiamo lavorato, seguiamo le questioni europee, innanzitutto con una cooperazione rafforzata, permanente, cioè costruire già adesso, sfruttare già adesso tutti gli strumenti che i trattati che abbiamo ci danno per costruire un governo più giusto, più democratico, più sociale della zona euro. E poi porre subito il tema, e noi anche su questo siamo gli unici a averlo detto nelle sedi ufficiali, sapendo che c'è molto lavoro da fare, e anche su questo dovremo lavorare insieme al Parlamento europeo con chi condivide la nostra visione. Credo che con Guy Verhofstadt e il suo lavoro che sta facendo Antonio dovremo lavorare molto, porre il tema anche della revisione dei trattati, perché è impossibile, perfettamente impossibile dire che, e sarebbe incoerente che noi dicessimo che questa Europa non ci sta bene, che la vogliamo cambiare, e per cambiarla dobbiamo solo cercare di sfruttare al margine l'Europa che c'è, dobbiamo anche costruire al centro e non al margine l'Europa che non c'è. Questo è il tema, io l'ho detto in Parlamento nella sessione europea, per la prima volta in Parlamento italiano abbiamo avuto una sessione europea, grande passo avanti, poi abbiamo parlato solo di politica, in realtà tanto di politica estera, e allora ho ricordato che la politica estera non è politica europea, e che i ministri degli esteri farebbero bene e fanno bene a lavorare sulla PESC, sulla PEST, sulla Siria, eccetera, ma che la politica europea la devono lasciare a chi fa politica europea. Ma questo è un lavoro che dobbiamo fare anche questi insieme. Però c'è stata la prima sessione europea, e nella prima sessione europea, a nome del governo italiano, ho detto noi siamo pronti anche da domani a discutere della revisione dei trattati, andando verso questa direzione, anche perché non è che puoi sempre rimandare al giorno dopo, cioè il rapporto dei 5 presidenti, tanto per dirne una, cioè, già era molto, diciamo, prudente prima della crisi greca di giugno, poi ha avuto un invecchiamento precoce, la crisi greca,
Chiaro che dobbiamo fare molto di più su questo, la nostra visione è questa, cercare assolutamente di rendere più democratico, più sociale, più equilibrato, dare alla zona euro la possibilità di fare una vera politica di investimenti, un vero bilancio della zona euro, un ministro dell'economia, che però non sia scelto dai suoi colleghi ministri dell'economia, ma che faccia parte della Commissione europea, che agisca sotto il controllo democratico del Parlamento europeo, perché noi dobbiamo uscire dalla logica dei club esclusivi, no? Per cui tra di noi cooptiamo. Non è a forza di cooptazioni che l'Europa va avanti. L'Europa può andare avanti a forza di sempre più scelte democratiche. Quindi quel ministro dell'economia deve essere per forza, secondo me, un vicepresidente della Commissione che presiede anche l'Eurogruppo, che ha un bilancio della zona euro, che risponde al Parlamento europeo e che risponde anche ai parlamenti nazionali. Perché in questa fase è chiaro che Parlamento europeo e parlamenti nazionali devono sempre più lavorare. E dobbiamo sfruttare, lavorare, perché il Regno Unito rimanga nell'Unione Europea, ma dobbiamo sfruttare il dibattito e l'occasione che David Cameron ci offre per finalmente organizzare un rapporto politico chiaro, trasparente, equilibrato tra chi vuole l'unione politica, vuole integrare e vuole unirsi sempre di più, vuole un'unione sempre più stretta, quella che a noi piace se è politica e democratica, non se è tecnocratica, e non piace a Cameron in entrambi i casi, e chi, come il Regno Unito, vuole rimanere nell'Europa del mercato, vuole lavorare con noi, e c'è una forte convergenza tra Italia, tra governo Renzi e governo Cameron sull'unione dell'energia, sull'unione digitale, ma non vuole fare quei passi avanti democratici. Usiamola questa doppia occasione del dibattito sulla zona euro, sul governo dell'euro e del rapporto con il Regno Unito per sciogliere delle ambiguità che, a mio modo di vedere, non sono costruttive, sono inerziali e, se non risolte, possono diventare distruttive per la nostra Unione. Credo che tu abbia posto un problema centrale di cui stiamo parlando poco e di cui forse siamo poco consapevoli e su cui invece vorrei interrogarvi tutte e due. Cioè, l'Europa ha avuto, esce, diciamo, da una fase, da un decennio, più di un decennio, 15 anni, di allargamento continuo. Adesso abbiamo visto, questo allargamento si è fermato ai confini della Turchia, era un fenomeno caldeggiato, diciamocelo chiaramente, anche dagli Stati Uniti e da una filosofia conservatrice americana che vedeva l'Europa come uno strumento geopolitico per stabilizzare una regione. Va bene, abbiamo fatto l'allargamento, abbiamo fatto quello che abbiamo chiamato una riunificazione, nel senso che c'erano delle profonde ragioni ideali per prendere i paesi dell'est. Però da qualche anno noi stiamo assistendo, secondo me, a un fenomeno inverso. Abbiamo vissuto quest'estate il dramma della Grecia, che è stata a un pelo dall'essere praticamente espulsa dall'Unione Europea. La settimana prossima va al voto la Catalogna, e potrebbe essere un voto indipendentista che aprirà un nuovo problema. C'è stato il voto scozzese che ha evitato la scissione per un pelo e non è finita. Ci sarà il voto inglese per decidere se stare o meno nell'Unione Europea. La crisi delle migrazioni ci fa vedere che ci sono alcuni paesi dell'Est che, secondo me, non hanno assolutamente metabolizzato i valori fondamentali dell'Unione, e quindi si pone un problema: è giusto che restino in un'Unione di cui non condividono i valori o è sbagliato? Allora, la domanda che io faccio a tutte e due è questa. Tu dicevi dobbiamo assolutamente tenere la Gran Bretagna nell'Unione Europea, questo è un mantra che sento ripetere da tutti, ma non ne ho capito personalmente ancora veramente il senso profondo. Cioè, è meglio un'Europa che continua a tenere insieme 28 paesi che forse insieme non ci stanno, o l'Europa per andare avanti deve ridursi a un nucleo più omogeneo, non solo da un punto di vista di parametri economici, ma anche da un punto di vista di valori di fondo condivisi? Secondo voi? E prima vorrei che rispondesse Antonio. È uscito qualche tempo fa un bel libro di Antonio Patuelli, che è il presidente dell'ABI, che pone il problema nuova Europa o nazionalismi, che è un po' il tema che tu hai posto con questa domanda. E lui dà una risposta che è la risposta che io condivido. Cioè, l'Europa deve fare un salto di qualità per affrontare e risolvere questi problemi. Cioè, se noi
offriamo soltanto ai popoli europei soltanto la scelta della moneta unica o della possibilità di entrare nella moneta unica, se offriamo soltanto l'opzione del mercato interno, offriamo, secondo me, qualche cosa che non è sufficiente a tenere insieme 28 stati o 28 popoli. Manca all'Europa di oggi l'opzione politica. Perché mercoledì prossimo, dicevamo prima, si gioca una sfida importantissima sul tema dell'immigrazione? Perché o l'Europa capisce... Mercoledì c'è un vertice europeo. C'è l'unione dei capi di Stato e di Governo. O l'Europa capisce che agendo assieme può affrontare un problema che è un problema geostrategico, un problema mondiale. Perché se guardiamo a quello che può succedere, non soltanto a quello che succede, rischiamo di avere emigrazione di portata milionaria, non nel senso di milioni di persone, non di decine di migliaia. Allora o capiamo che cosa bisogna fare politicamente, cioè nell'area del Mediterraneo, ma non solo, che partita gioca, che ruolo gioca l'Europa e vuole giocare un ruolo. Cioè, su questa questione, che è apparentemente dell'immigrazione, ma è molto di più, l'Europa si gioca la sua unità e il suo futuro, ma si gioca la partita politica. Qui non è questione di BCE o di euro, è questione di essere o meno marginali, e più ci dividiamo più siamo marginali. È chiaro che alla Cina, alla Russia, agli Stati Uniti non piace, non interessa un'Europa forte. Anche sulla questione ucraina, noi non è che dobbiamo giocare la partita degli Stati Uniti, dobbiamo giocare la partita nostra, che può essere anche scomodo, ma deve essere una partita di ponte tra Russia e Stati Uniti. Io sono felice che gli americani e i russi cominciano a parlarsi sulla questione della guerra all'ISIS, sulla questione della Siria. Ma il problema è soltanto esclusivamente politico. Cioè, o facciamo questo salto di qualità o se no rimarremo a parlare della BCE, della flessibilità, che sono tutte cose importanti di cui parliamo anche noi, ma non sono lo strumento per tenerci uniti, come anche il tema dei valori. Perché siamo deboli? Perché anche chi viene da noi viene perché trova soprattutto un benessere economico. Non riesce, fatica a riconoscersi in una identità europea. I sudamericani che scavalcano il filo spinato di confine del Texas vanno negli Stati Uniti perché non è soltanto una questione di ricchezza, è il modello americano. Come nell'antichità c'era il modello romano, diventare cittadino romano era una grande ambizione per tutti i popoli dell'epoca. Oggi non c'è una grande ambizione di diventare cittadino europeo, l'interesse è quello di andare a vivere meglio. Quindi dobbiamo anche rinforzare la nostra identità, non aver paura di essere quelli che siamo. Cioè difendiamo certi valori, perché li difendiamo? Cioè la dignità della persona, siamo l'unica parte del mondo dove non c'è la pena di morte, cioè il potere umano non può arrogarsi la decisione di togliere la vita a chi che sia, anche al peggior delinquente, che poi debba scontare la pena in carcere, un altro discorso, ma dargli la possibilità di pentirsi e per i credenti di essere, come posso dire, perdonato dal Padre Eterno, per i non credenti comunque, di poter svolgere un'azione positiva nel mondo. Magari un delinquente si pente e può redimere altri suoi compagni di carcere, ogni goccia che si butta è positiva. E questa però è una priorità, è un valore nostro. Io mi spavento quando vedo dei ragazzi europei che vanno a combattere per l'ISIS. Ma perché ci vanno? Sono matti? Sono degli esaltati? Può essere. Oppure rivedono un delirante richiamo ideale? Perché evidentemente qua non trovano nessun richiamo ideale, nessun richiamo di valore. Ai giovani bisogna dargli dei valori, non soltanto i soldi, Non è che i ragazzi, i nostri figli cercano soltanto i soldi, cercano anche qualche cosa in cui riconoscersi. E io ho la paura che noi non diamo granché nel quale riconoscerci o nel quale i nostri figli possono riconoscerci. Quindi condivido, manca una scelta valoriale e manca soprattutto una guida politica. Ritorniamo al solito discorso, mancano i leader in Europa. Oggi l'unico vero grande leader volente
onolente è Angela Merkel. È l'unica che ha avuto comunque l'idea di dire benissimo, prendiamoci i siriani, farà interesse alla Germania. Bene, però è quella che ha reagito più rapidamente di tutti rispetto a quello che sta succedendo. È quella che adesso comincia a dire diamo i soldi ai campi in Turchia, trasformiamo i campi in Turchia in luoghi dove si possa vivere dignitosamente e quindi non scappare verso di noi. Ricordiamoci quello che disse quel ragazzino, l'ho visto in un'intervista a Rai News, dice ma noi scappiamo dalla Siria perché ci sta la guerra, non perché vogliamo andarci. Però tutte queste idee arrivano sempre dalla testa di uno solo, se arrivassero dalla testa di più forse la situazione sarebbe diversa. Anche nel rapporto con la Russia, l'abbiamo un po' lasciata sola la Merkel, che era l'unica che cercava di dialogare, è vero che ci sono state le posizioni italiane, ma gli altri paesi europei non hanno avuto un sussulto nel dire bene, Putin sbaglia, però attenzione, noi non è che siamo gli Stati Uniti d'America, dovremmo essere gli Stati Uniti d'Europa, quindi avere una nostra posizione autonoma, non seguire pedissequamente le scelte della politica americana, perché poi quello è stato. Poi certamente i lituani, gli estoni, i lettoni quando sentono parlare di Russia si spaventano, giustamente, ma l'Europa deve essere più equilibrata nelle sue scelte. Nei confronti della Russia noi stiamo pagando un prezzo con delle scelte che sono un po' troppo filoamericane e non sufficientemente filoeuropee, e le nostre imprese pagano, e non solo le nostre, penso, parlavo l'altro giorno, gli agricoltori portoghesi pagano un prezzo alto. E vogliamo buttare la Russia nelle braccia della Cina? Però sono tutti problemi che tornano poi al punto centrale. Manca la politica. E cioè una politica che ci permetta di essere però identitari. Scusa se ti interrompo Antonio, certo. Torno alla mia domanda e voglio ripeterla anche a Sandro. Manca la politica, ma si può avere una politica a 28 quando questi 28 che arrivano al tavolo arrivano con dei bagagli così diametralmente inconciliabili? Sto pensando... Tu hai citato la Russia, possiamo parlare dei paesi dell'est, ma possiamo parlare anche dei britannici che continuano ad avere verso quella politica essere un'emanazione del volere di Washington. Possiamo avere una leadership europea se al tavolo mettiamo 28 leader che portano dei valori diversi o è il caso di cominciare a, per avere questo coso, a fare a meno, a io separarsi sono contrario da a questo, sono contrario, bisogna convincerli che l'Europa serve, no, attenzione, senza commettere errori, perché io capisco la paura di Orban, non condivido le scelte che ha fatto l'Ungheria, soprattutto non condivido quello di chiudere le frontiere interne, cioè questi paesi di frontiera vivono in maniera drammatica, ne parlavo con Borisov poche settimane fa, quando lui chiedeva l'adesione a Schengen, che diceva, ma se voi non ci fate aderire a Schengen e arrivano tutti gli immigrati che sfondano la frontiera esterna della Bulgaria, ce li troviamo tutti in Bulgaria e non possono, e magari questi vogliono andare in Germania o in Finlandia e ce li teniamo tutti qua. Io capisco la paura di Orban, dice benissimo, poi adesso aboliscono Schengen, chiudono le frontiere, tutti questi arrivano in Ungheria e ce li teniamo in Ungheria. Non è come ha fatto quella giornalista che si risolve il problema dando i calci nel sedere a chi scappa dalla guerra. Però il tema delle frontiere esterne va affrontato in maniera più seria. Lo diciamo noi italiani, per quanto tempo ci hanno lasciati da soli? Gli ungheresi sono stati poco solidali, però poniamoci il problema delle frontiere esterne, cioè se ci fosse una politica più ferma o di maggior condivisione del problema delle frontiere esterne, forse convinceremmo anche i vari Orban o il primo Figo, il primo ministro socialista slovacco, ad avere un atteggiamento diverso. Però se questi sono spaventati, perché l'Europa non è solida, come siamo spaventati noi italiani? 7.000 chilometri di costa, quanto ci costa controllarli? E se poi veramente si aprono le frontiere della Turchia e passano attraverso la Libia, non risolviamo il problema della Libia? Siamo in grado di risolvere il problema di questi flussi migratori? Secondo me no. Quindi, io conclusione, credo che noi dobbiamo rimanere a 28. Bisogna spiegare ai paesi che sono sul tema soprattutto dell'immigrazione più scalpitanti e fanno delle scelte non condivisibili, però per impedire che loro facciano delle scelte non condivisibili dobbiamo garantirgli quantomeno che la frontiera esterna che loro devono governare
non è un affare loro, e poi dice se sfondano la frontiera se li tengono tutti loro, perché così è chiaro che li spingiamo a essere anti-europei. È un po' quello che è successo in Italia in passato. Noi non abbiamo messo i fili spinati, ma siamo andati a salvare le vite umane. Però il problema esiste. Cioè, il problema vero di questi paesi dell'est, che poi lo risolvono un po' a maniera loro, il problema, però se noi non contribuiamo a risolverlo andremo sempre peggio. Cioè, poniamoci anche il problema di questi che fuggono dalla Siria, i cristiani che sono perseguitati, che vengono crocifissi, no? Guardiamo a quello che succede in Nigeria con Boko Haram. Quindi io credo serva più Europa, e garantendo la loro possibilità con più forza di difendere meglio la frontiera esterna, forse riusciamo ad avere da loro una posizione più culturalmente europea. Hai posto un tema che è fondamentale e che, diciamo, ancora una volta per rispondere va distinto l'interesse nazionale e la visione europea. E sei partito dall'allargamento ed è un ottimo esempio. Visto da Roma, noi non abbiamo interesse a che l'Europa perda pezzi, soprattutto pezzi importanti come i britannici, perché in questo spazio comune europeo che abbiamo oggi, e intendo e sottolineo spazio comune europeo che abbiamo oggi, con i britannici noi lavoriamo e vogliamo lavorare sempre di più, e crediamo che possano apportare qualcosa di importante nella lotta contro la burocrazia europea, nella realizzazione di un vero mercato unico digitale, della realizzazione di un vero mercato unico dei servizi, nell'Unione per l'energia. Sono delle priorità che noi abbiamo posto all'inizio del nostro semestre, che Juncker ha fatto proprio, sulle quali noi vogliamo lavorare molto con i britannici. Abbiamo interesse a che i Balcani entrino nell'Unione Europea. Visto da Roma, noi abbiamo lanciato, ed oggi è una realtà, e dobbiamo però sfruttarla bene, qui mi rivolgo alle regioni, la strategia adriatico-ionica, la macro-regione adriatico-ionica. Per noi quello è un luogo dove preparare un allargamento ai Balcani occidentali che, a nostro modo di vedere, non c'era alcun bisogno. Juncker ha indicato comunque mai prima del 2019. Credo anch'io che non entreranno prima del 2019, non sentivamo alcun bisogno, forse Juncker lo ha fatto per avere alcuni voti del PPE, delle destre, però non sentivamo alcun bisogno di indicare che mai prima del 2019 i Balcani occidentali entrino nell'Unione Europea. Questo è visto da Roma. Allora, come si concilia quello che diciamo è il nostro interesse da questo punto di vista, dici tu, con l'Europa di cui abbiamo bisogno? Beh, partiamo di nuovo dalla questione britannica che hai posto. C'è un cambiamento dovuto anche all'accettazione da parte di Londra della realtà dei fatti, per cui Londra non può più impedirci, se noi ne abbiamo la volontà e la capacità politica, di approfondire la nostra unione. Cioè, c'è un cambiamento importante che dobbiamo cogliere in Londra. Ecco perché tu dicevi il mantra devono rimanere, perché finalmente, anche per quanto riguarda le grandi questioni di fondo, di crescita, di politica economica, di politica sociale, Londra non vuole più impedirci di approfondire la nostra integrazione. Comincia a preoccuparsi e dire, beh, se voi effettivamente la crisi di questi 8 anni ci fa capire che le cattive notizie del continente non sono buone notizie per Londra, quindi in realtà anche noi britannici abbiamo un interesse a che ci sia più unione politica, più unione economica, più unione di bilancio, però dobbiamo cercare di costruire un modus vivendi, un modo di stare insieme in un'Europa che sarà sempre più differenziata. E io credo che questo sia un punto importante da cogliere. È chiaro che molto dipende da noi. Abbiamo la volontà politica, abbiamo il coraggio politico di costruire quell'Europa che dà le risposte a quelle giovani generazioni senza le quali altrimenti ci svoltano le spalle? Ma perché oggi i giovani non sono quelli che vivono più europeo di tutti, ma che non sono assolutamente entusiasti, non si commuovono con l'Europa, anche se si muovono attraverso l'Europa grazie al programma Erasmus e altre cose? Ma perché oggi noi siamo assolutamente presenti con, di qui la nostra critica alla tecnocrazia, con regole tecnocratiche, vedi vicenda greca, vedi anche il difficile negoziato che abbiamo svolto con Bruxelles per quanto riguarda la politica economica, però non danno quelle risposte che oggi i giovani si aspettano. Cioè, è chiaro che se l'Europa non si dimostra di essere un attore fondamentale di una politica di crescita, se l'Europa non si dimostra di essere un attore fondamentale per una politica di ricerca, di innovazione, e se l'Europa
ed è un tema che certamente io proporrò per la prima volta. Un altro risultato del nostro semestre: il Consiglio si è impegnato a discutere almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ce n'è bisogno del rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione Europea e del rispetto dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione Europea. Io credo che anche le vicende recenti di questi giorni debbano portarci ad avere il coraggio, così come siamo stati a livello di Ecofin molto determinati nel passare a raggi X tutto quello che la Grecia faceva e non faceva, credo che dal punto di vista dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dovrà esserci una bella discussione, bella tra virgolette, su come i vari Stati membri hanno affrontato anche l'emergenza immigrazione alla luce dei valori di fondo, che non sono solo valori, ma che sono obblighi politici e giuridici dell'Europa, perché non possiamo pensare di costruire l'unione politica e di ridare credibilità all'Europa applicando l'Europa che c'è con una impegno certosino, occhiuto per quanto riguarda l'Europa dei parametri finanziari, però quell'Europa che potrebbe esserci dei valori, del rispetto dei diritti fondamentali, della visione comune rispetto all'identità europea, quella non la applichiamo mai, la escludiamo. Io credo che queste siano le sfide fondamentali che dobbiamo affrontare. Allora ecco perché dico: il Regno Unito abbiamo interesse che rimanga, l'allargamento secondo noi verso i Balcani occidentali deve proseguire, anche perché già oggi l'Europa che abbiamo è un'Europa che, così com'è, allargamenti ulteriori oppure no, non funziona come dovrebbe, non dà le risposte politiche che dovrebbe dare, non è quel soggetto politico internazionale che dovrebbe essere. E quindi la questione non è se allarghiamo ancora di più abbiamo un'Europa che non ci piace. L'Europa che non ci piace ce l'abbiamo già, ma dobbiamo invece approfondire l'unione politica tra coloro che ci stanno, non accettando che nessuno ci blocchi in questo processo, e ho già indicato alcune vie, e poi certamente attorno a questo gruppo di popoli e di stati molto più integrati potremmo organizzare una convivenza alla luce degli interessi comuni, che sia il Regno Unito, che sia l'allargamento, che sia un domani in questa Europa differenziata, un domani ci può stare benissimo, secondo noi, anche una Turchia, che non sia però la Turchia che vediamo in questi mesi. Sei d'accordo? Mi sembrate tutte e due d'accordo, siete di un paneuropeismo che mi sembra che la cronaca di questi ultimi anni abbia rimesso in discussione, ma forse è la mia visione personale. Per esempio, io trovo, e questa è un'altra questione, che ci fu un crimine, parlo di crimine contro l'Europa, compiuto dalla Commissione Barroso, al momento della, sembra un dettaglio, ma non lo è, al momento del referendum scozzese, sotto pressione spagnola, perché gli spagnoli hanno lo stesso problema che si riporrà tra una settimana quando ci saranno le elezioni in Catalogna, Barroso disse: se voi scegliete di separarvi dalla Gran Bretagna non è detto che restiate in Europa. Ora, capisco la ratio di utilità immediata, che è quella di dire: non diamo fastidio agli spagnoli, perché se apriamo questa serie di domino separatisti non sappiamo dove ci fermiamo. L'Italia potrebbe anche essere un paese toccato da questo problema, però si è dimenticato che i trattati istituiscono una cittadinanza europea, cioè i cittadini scozzesi, come domani i cittadini catalani, vanno a votare in quanto cittadini britannici, ma anche in quanto cittadini europei. Il signor Barroso, quando gli ha detto: se voi uscite dalla Gran Bretagna, uscite dall'Europa, li ha privati di un diritto che è garantito loro dai trattati. Ecco, questo tipo di cose, io lo ricordo perché si riporrà tra una settimana con la Catalogna, È ancora possibile che l'Europa si umili di fronte al potere degli Stati nazionali per non dare fastidio agli Stati nazionali, o non sarebbe il caso che l'Europa cominciasse ad usare la leva dello scontento, che sta diventando uno scontento contro l'Europa quando è in realtà in molti casi uno scontento contro le realtà nazionali? Ho citato l'esempio della Scozia, ho citato l'esempio della Catalogna, forse dovrei citare l'esempio dell'Italia, dove abbiamo visto il paradosso di una Lega che è nata come
movimento antinazionale ed è diventato un movimento antieuropeo. Perché? Perché ha visto che la solidità nazionale è più forte della solidità europea. Ecco, secondo voi è giusto che l'Europa continui su questa strada o è forse arrivato il momento di cambiare, in cui anche l'Europa deve, come volevano i padri fondatori, diventare uno strumento per scalzare le unità nazionali? Ma io credo che in punto di diritto Barroso avesse ragione, perché gli scozzesi, i catalani sono cittadini europei in quanto cittadini britannici e in quanto cittadini spagnoli. Sono gli stati membri che hanno aderito all'Unione Europea firmando un trattato e quindi tutti i loro cittadini sono diventati cittadini europei. Qualora dovesse nascere un altro stato, cioè qualora dovesse nascere lo stato della Catalogna o qualora dovesse nascere lo stato della Scozia, cosa che non è accaduto perché hanno perso il referendum, questo stato non sarebbe ipso facto membro dell'Unione Europea, perché è un altro stato differente da quello da cui provengo, da cui proviene. Quindi dovrebbe riaderire all'Unione Europea e avere il consenso degli altri paesi per aderire all'Unione Europea. Cioè non è una cittadinanza originaria quello che hanno avuto gli scozzesi o i catalani o altre minoranze. Se dobbiamo parlare da noi nel nord, pensiamo all'Alto Adige, ma nessuno in Alto Adige chiede di uscire oggi dall'Italia. Però mettiamo che fosse quella una minoranza etnica o linguistica, ma sono parte dell'Unione Europea in quanto figli di un trattato. Non è che sono aderito a titolo individuale o sono diventati cittadini europei a titolo individuale. In quanto cittadini spagnoli o in quanto cittadini britannici sono diventati ipso facto cittadini europei. Nel momento in cui non sono più cittadini spagnoli, non sono più cittadini scozzesi, non sono più cittadini europei. Per ridiventare, riavere, riacquistare quel diritto dovrebbero richiedere l'adesione, perché oggi non esistono gli Stati Uniti d'Europa, esiste l'Europa che per quanto riguarda la cittadinanza non la concede direttamente, cioè non è che domani mattina arriva qualcuno che entra in Europa e dice voglio diventare cittadino europeo senza essere cittadino italiano, non c'è questa possibilità. Un immigrato che vuole venire qua e decide io non voglio essere cittadino italiano ma voglio essere solo cittadino europeo, non lo può fare. Quindi il problema, da un punto di vista giuridico, Barroso aveva ragione, io condivido il suo pensiero, non sono d'accordo con te. Se poi dobbiamo arrivare agli Stati Uniti d'Europa, che è l'obiettivo al quale io credo noi dobbiamo puntare per i prossimi anni, cosa molto difficile, ma dobbiamo arrivare a quello. Qualora diventassimo veramente un unico Stato, allora da quel punto di vista tu avresti ragione. Però dal punto di vista giuridico, oggi, secondo me, aveva ragione Barroso e condivido l'analisi di la posizione di Barroso, non solo perché ho fatto il commissario con lui, ma perché mi sembra da un punto di vista giuridico la posizione è più giusta. Poi i dibattiti in materia giuridica possono andare avanti. Secondo me la tua posizione è più una posizione di un obiettivo da raggiungere che della situazione reale oggi. Ma il mio giudizio sulla Commissione Barroso è un po' diverso, al di là dell'impegno di Antonio. Siamo entrati soltanto sul tema giuridico. No, io credo che l'impostazione, ma questo è veramente una critica a Barroso. Io ho avuto anche la possibilità di lavorarci all'inizio della prima commissione, ma il modo in cui lui ha impostato il ruolo della commissione, io credo che abbia gravemente nuociuto alla commissione stessa, nel senso che Barroso ha rinunciato a un ruolo di iniziativa politica della commissione, si è appiattito sul Consiglio europeo, ha sempre lavorato sul minimo comune denominatore, spesso era molto minimo e poco comune, e ha dato un colpo molto duro al ruolo della commissione. Noi questo lo abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le maniere, quando si doveva decidere, tenendo conto ovviamente del risultato elettorale, perché insomma legare la scelta del Presidente della Commissione alle elezioni europee per noi è un punto di non ritorno,
e Renzi è stato molto chiaro in questo, in maggio-giugno dello scorso anno, quando dovevamo decidere, c'era chi invece, all'inizio anche Angela Merkel, avrebbe voluto dire in sostanza che queste elezioni europee erano un'indicazione di massima, ma in realtà dovevamo lavorare tra noi nel Consiglio europeo. Abbiamo insistito moltissimo perché la Commissione europea riacquisisse un ruolo politico. E io credo che quando oggi Juncker dice che l'Europa deve essere grande con le cose grandi e piccole con le cose piccole, ma sulle cose grandi deve avere il coraggio di porre delle questioni che anche danno molto, tra virgolette, fastidio, che sono anche molto divisive all'interno del Consiglio europeo, ma che sono il nocciolo, il fondamento politico di una nuova Europa, vedi il tema appunto dell'immigrazione, ma vedi anche altri temi legati all'azione globale dell'Unione Europea, penso che abbia perfettamente ragione, perché la Commissione europea non deve semplicemente limitarsi a accontentare questo o quel governo, perché allora non ci serve la Commissione europea. La Commissione europea deve essere il motore, un vero motore coraggioso. Allora ho fatto bene aprire la procedura di infrazione. Allora ho fatto bene aprire la procedura di infrazione. Un vero motore politico. Sì, hai fatto male a usarla nella tua campagna elettorale per le europee. Hai fatto bene a aprirla. Ma hai fatto male a farne un tema quando eri candidato. È questo che abbiamo detto. La procedura di infrazione è stata aperta dopo la campagna elettorale. Ti ricordi male? Yeah. Comunque, questo è il ruolo che deve acquisire la Commissione, e questo secondo noi c'è una differenza notevole tra l'impostazione della Commissione Barroso e l'impostazione della Commissione Juncker. Sul tema, a mio modo di vedere, è stato, posto che dal punto di vista giuridico è evidente quello che ha detto Antonio, quello che risponde ai trattati, la cittadinanza europea oggi nei trattati è si aggiunge a quella nazionale, ma ce l'hai in quanto Stato membro. Però, fare politica o rinunciare a fare politica o fare politica male vuol dire anche scegliere il momento in cui dare o meno un'interpretazione giuridica. E lo dico perché noi avevamo la presidenza di turno in quel periodo. E lo dico perché al sottoscritto, come presidente del Consiglio Affari Generali, è stato più volte fatta la stessa domanda. E io mi sono limitato a dire che politicamente noi volevamo vedere qual era il processo referendario e che le questioni erano chiare, i termini del referendum erano chiari, ma che avremmo aspettato la decisione degli scozzesi, perché questa è la differenza tra dire dare un'interpretazione giuridica per orientare un risultato e fare un po' di e avere un po' di rispetto tra i popoli e gli stati europei, che fa bene all'Europa, perché avere un'Europa che dà l'impressione, anche se l'interpretazione giuridica è giusta, che vuole orientare un referendum fondamentale per il futuro di una regione, di un regno e dell'Unione Europea stessa, non fa bene all'Europa. E secondo me in quell'occasione il Presidente della Commissione Europea non ha fatto bene all'Europa. Non sono così d'accordo. Cioè, avendo lavorato parecchio tempo nella Commissione Barroso, avendo avuto anche qualche contrasto sul tema della flessibilità, sul tema dell'euro, e ho detto apertamente, anche facendo venire nervi a qualcuno, quello che pensavo, ho combattuto battaglie all'interno, perché all'inizio, quando si è cominciato a parlare di politica industriale, le resistenze erano molte. Però dare un giudizio così negativo della Commissione Barroso, io non lo condivido, ma non perché il lavoro mio, cioè io voglio essere giudicato per quello che ho fatto io, ma oggettivamente quella Commissione ha affrontato il momento più difficile dell'economia europea. Ha fatto delle riforme del sistema bancario che hanno comunque portato a un'azione di controllo che ha aiutato in qualche modo le imprese. Errori ce ne sono stati, non andrei voto 10, però una bocciatura così clamorosa della Commissione Barroso io non la farei, non mi sento di farla, indipendentemente dalla mia appartenenza alla Commissione. Beh, io intanto considero un personale successo essere riusciti a farli discutere. penso che il giudizio, personalmente, il giudizio sulla Commissione Barroso sia pesantemente negativo, fatto salvo, devo riconoscere, invece la tua gestione del tuo portafoglio, che è stata veramente buona, compresa la procedura di infrazione aperta
contro l'Italia. Ma ne ho aperte anche contro la Germania. Sì, no? Sì, no, ma a parte alcune eccezioni. E ho vinto contro la Germania, ho vinto all'ultima decisione della Corte di Giustizia. Ci sono stati altri commissari che hanno lavorato bene, ma io credo che mediamente... Posso aiutare a confortare la tua tesi? E non perché è Antonio qui presente. Io ho detto la presidenza Barroso, non ho dato un giudizio drastico negativo sul ruolo, però aspetta, bene la comunicazione sulla politica industriale, l'ho difesa anche alla fine della commissione Barroso, continuo a difenderla adesso. Di Olli Rehn, Antonio, non abbiamo nessuna nostalgia qui in Italia, ma proprio nessuna nostalgia, tanto per fare un esempio molto concreto. Poi, se all'epoca i governi erano tanto deboli da accettare e da non poter avere, ad esempio, quella flessibilità che noi adesso invece con Moscovici otteniamo, era anche dovuta alla debolezza dell'Italia, ma dell'approccio di Olli Rehn non abbiamo nessuna nostalgia. Della Ashton, Antonio, non abbiamo nessuna nostalgia. E potrei continuare. Dell'impostazione di José Manuel in Consiglio europeo, con tutto il rispetto per la persona, e ho detto anche che insomma ho avuto l'onore di lavorarci, non abbiamo nessuna nostalgia. Ma io mi permetto di replicare ancora una volta. Grazie per l'attestato personale, ma se non avessi avuto il sostegno anche personale di Barroso sulla politica industriale, raccontando le interne cose, l'Europa non avrebbe fatto delle scelte che hanno comunque cambiato l'impostazione di politica economica. Se non avesse avuto l'aiuto di Barroso, non avremmo neanche inviato quella lettera famosa sulla, diciamo, per la polemica, però dove si cominciava a parlare di flessibilità. Quindi soprattutto nell'ultima parte, io credo che Barroso si sia orientato molto a sostegno dell'economia reale, delle piccole e medie imprese, della internazionalizzazione delle imprese. All'inizio, io posso raccontare, perché poi sono delle lettere, non è passato tanto tempo, io ho organizzato da commissario d'industria una serie di missioni per la crescita in giro per il mondo, solo perché Barroso mi ha aiutato, perché c'erano altri commissari che si opponevano. Il commissario De Gucht era contrario che io prendessi queste iniziative così rivoluzionarie. Quindi Barnier secondo me è stato un buon commissario europeo nel mercato interno. Cioè, non diamo un giudizio negativo complessivo, perché alcune cose sono state positive, alcune cose non le ho condivise, le ho dette chiaramente. Non è che io non avessi degli scontri non personali, ma sui contenuti con Rehn, quando dicevo che l'euro era troppo forte e dove bisognava avere una politica diversa da parte del... E lo dicevo da commissario assumendomi le mie responsabilità. Quando dicevo che era stata sbagliata tutta la politica del rigore, l'ho fatto in interviste che ho fatto da commissario, quando dicevo che si poteva sfondare il tetto del 3% e cambiando i trattati. Cioè, Barroso non è che mi ha mai tolto la delega, anzi devo dire che spesso mi ha anche difeso da altri. Ma dico per me come ha difeso altri commissari che lavoravano a sostegno di un cambiamento della linea della Commissione troppo rigorista nella seconda parte, che credo che anche lui personalmente si sia convinto della bontà di cambiare la linea politica. Quindi il mio giudizio non è, ma lo dico in tutta coscienza, non perché sono stato con lui, è meno severo di come lo giudicate voi. Bene, io vi ringrazio, credo che la discussione sia stata utile, non ha dato delle risposte definitive, però su alcune, visto i dissensi di fondo che ci sono tra i nostri due interlocutori, il fatto che su alcune cose abbiano dato delle risposte univoche, secondo me ci lascia bene sperare sul fatto che l'Italia possa nei prossimi anni, mesi, svolgere un ruolo probabilmente determinante proprio sulla questione, tra l'altro, della revisione dei trattati. Grazie di tutto. Grazie a voi.